Jerry Calà ha avuto un terribile incidente che ha sconvolto letteralmente la sua vita e che poteva costargli caro. Ecco cos'è successo. Uno dei personaggi che ha cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo italiano, soprattutto con il suo talento e con un genere divenuto un vero successo come i cinepanettoni, è lui, Jerry Calà. La sua professionalità e il suo talento gli hanno permesso di lavorare al fianco dei più grandi del cinema nostrano. E ha raggiunto la popolarità con diversi film che hanno fatto la storia della commedia sexy all'italiana. Purtroppo, però, l'attore ha dovuto affrontare anche un dramma che lo ha sconvolto. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Jerry Calà, si può dire, è stato uno dei pochi a scoprire un altro livello di comicità avvicinandosi subito all'avanspettacolo e all'arte della commedia sexy all'italiana, che suscitava divertimento ma anche riflessione negli spettatori, fornendo un quadro diverso da ciò a cui erano abituati. Insieme ai più grandi come Lino Banfi, Renato Pozzetto, Christian De Sica, Massimo Boldi e chi più ne ha più ne metta, ha portato al cinema la società del tempo, le sue richieste, la sua voglia di riscatto e la vita di colui che era mediamente più ricco degli altri e che aveva problemi esattamente come tutti nella società. In un'intervista, Calà ha voluto spiegare nel dettaglio cosa fosse per lui il suo lavoro e quale fosse il suo pensiero a riguardo. La comicità nasce da una situazione tragica. Uno cade su una buccia di banana e si fa male. A noi comici tocca la fatica di ribaltare la tragedia in commedia. La battuta per noi è un'ossessione, sono state le sue parole. Forse è per questo che ci viene facile interpretare ruoli drammatici, perché abbiamo uno sforzo in meno da fare. Gli attori drammatici, invece, devono fare uno sforzo in più. Jerry Calà. Mi sento male. Dal successo al dramma improvviso. Ospite a Oggi è un altro giorno. Jerry Calà, oltre a parlare della sua carriera brillante e della sua voglia di fare teatro e recitare come attore, ha raccontato ai microfoni di Serena Bortone un dramma che ha cambiato per sempre la sua vita. Stiamo parlando di un incidente tragico avuto precisamente nel 1994. Il 7 febbraio di quell'anno, Calà ha fatto i conti con un sinistro automobilistico mentre era alla guida della sua Jeep Cherokee, finito con un volo di 10 metri giù nella scarpata del Lung Adige. L'attore ha spiegato che c'è una frase che gli ritorna in mente spesso. Sentivo che dicevano, lo stiamo perdendo. Quando lo sento nei telefilm mi sento male. E ancora, l'incidente mi ha resettato la classifica dei valori della vita. Io ero insopportabile, ha ricordato. Quando uscivano i film chiamavo tutte le cassiere dei cinema d'Italia per chiedere come erano andati gli incassi. Nel lavoro sono diventato molto più coraggioso. Circa l'accaduto, l'uomo ha aggiunto. Dopo l'impatto mi sono accorto che avevo le gambe fuori uso. Ho cercato il telefonino per chiamare i soccorsi, ma quella sera l'avevo lasciato a casa. Proseguendo, sono così stato 5 ore ad urlare, ma continuavo a pensare che non poteva finire tutto così. Fino a quando, è arrivato un ragazzo che si è avvicinato, mi ha riconosciuto subito e gli ho detto, vai a chiamare l'ambulanza.